Sara Donatella Chiodo, ex presidente della Mostra d'Oltremare, il nuovo assessore al welfare del comune, con delega anche alla digitalizzazione. Anna Maria Palmieri si occuperà invece della cultura dopo le dimissioni di Eleonora De Maio. Sono gli ultimi cambi in giunta presentati questa mattina nella Sala dei Baroni dal sindaco Luigi De Magistris. Mi dedicherò veramente con il massimo dell'energia a seguire queste deleghe, che sono due, cioè che sia il welfare ricompattato e anche la trasformazione digitale. Secondo me sono, come ho detto anche prima, una lettura importante rispetto a come si può affrontare la crisi, guardando avanti e guardando anche chi si trova in situazioni di debolezza e deve essere affiancato e sostenuto sempre. È importante questa giornata perché noi non ci aspettavamo le dimissioni dell'onorevole De Maio, quindi ho riflettuto un po' in questi giorni, sono molto contento di questa scelta che dà armonia alla squadra. La cultura e il turismo, Anna Maria Palmieri è un segnale importante, è una donna di cultura, poi mettere insieme cultura e scuola in questo momento è un segnale all'Italia, non solo alla nostra città, due settori sui quali non c'è stata la dovuta attenzione di molte regioni, compresa la nostra e del governo nazionale. E poi contento di Donatella Chiodo, che si occuperà di tutto il comparto delle politiche sociali.